Ancora solo il 36,2% della popolazione scolastica marchigiana dai 12 anni in su risulta completamente immunizzato, un dato cresciuto di appena 3 punti percentuali circa dalla scorsa settimana, incremento esiguo considerando che mancano 15 giorni al suono della campanella. Il 61,5% dei giovani under 19 ha ricevuto almeno la prima dose di siero, come ha fatto sapere l'ufficio scolastico regionale. La situazione più problematica appare quella della fascia di età dai 12 ai 15 anni, immunizzati solo per il 21,2%. La provincia di Ascoli supera quella di Ancona con il 45,5% di 12-19enni che hanno ricevuto il ciclo completo contro il 42,8%. Il dato si inverte quando si guarda le prime dosi, salendo rispettivamente al 65% e al 68,8%. Per sentirmi più sicura, perché penso che sia l'unica soluzione il vaccino. Io almeno penso così. Contrariamente ai Novax, rispetto alle decisioni degli altri, ma io consapevole di fare una cosa per tutti. Secondo me è un bene per tutti e vabbè, anche per comunque sia il Green Pass, la paura non ce n'è molta. La prima dose non ho avuto niente, solo dolore al braccio e per il resto sono stata bene. E vaccinata? Sì, doppia dose. E che vaccino ti hanno somministrato? Il Pfizer. Hai avuto reazioni particolari? No, nessuna. Solo un po' di stanchezza, ma no, nessuna. Come mai hai scelto di vaccinarti? È stato più un obbligo oppure una scelta tua? No, l'ho scelto soprattutto per i parenti, non solo per me, ma anche un po' come per la comunità, ecco, diciamo. Anche per il Green Pass? Sì, anche, ma l'ho fatto prima di sapere dell'obbligo, quindi anche però. È importante per i giovani, secondo te, vaccinarsi? Sì, direi di sì. In realtà è la seconda dose, quindi è il mio richiamo, perché comunque è una cosa logica. Non è stata una costrizione per te? No, no, non è stata una costrizione. Diciamo che comunque se si vuole tornare alla vita normale, credo che sia la via più veloce, sì, sicuramente. Quindi, pensi che per i giovani soprattutto sia importante fare questo passo? Penso che per tutti, giovani, vecchi, non credo che non ci sia un'alternativa più che altro.